Salve a tutti, sono Cesare Giovanardi, sono penso il più maturo di quello che ha fatto esperienza anche amministrativa. Comunque sul sito c'è il mio curriculum dettagliato. La motivazione della presenza mia qua è data dal fatto che questo movimento, secondo me, rappresenta più di altri gli interessi diffusi, come ha detto chi mi ha preceduto, dei cittadini rispetto ai interessi particolari che sono presenti nelle altre forze politiche, nelle realtà associative e economiche. Le battaglie ultime che io sto facendo con altre persone usando una sigla che si chiama I soldi di tutti, centro di informazione per i cittadini in città Brescia, sono quella della 2A. Da anni i piccoli azionisti di Piazza Loggia sono prevalentemente pensionati e anziani. Facciamo proposte, l'ultima che abbiamo fatto nell'assemblea di maggio era quella della riduzione drastica di gli emolumenti. Ha prodotto indirettamente degli effetti non soddisfacenti, però è stata un'iniziativa molto forte e riportata sulla strada. Altre iniziative che caratterizzano questo gruppo che io coordino, l'ultima la potete leggere questa mattina sul giornale Brescia Oggi. La Guardia di Finanza è andata nella sede di BRICS Sviluppo S.P.A. retta dal leghista Franceschi a ritirare tutta la documentazione rispetto a un esposto che io feci l'anno scorso rispetto agli acquisti, alle malefatte immobiliari, così le ho chiamate. Su questa vicenda probabilmente, se la magistratura aprirà un'avvertenza prima delle elezioni, si decideranno il futuro dell'amministrazione comunale. Un'ultima cosa, penso di essere nel tempo, visto che non mi dà un minuto, e che motiva anche un possibile, diciamo, contributo che posso dare alla lista regionale, alla presenza regionale, riguarda la vicenda dell'edilizia economica popolare. Io sono stato presidente nell'86-91 e anche vicepresidente dell'OIACP. Quindi su questa materia posso dare un forte contributo, è una materia importante a livello regionale, non come la sanità che è prevalente, ma potremmo dire che è la seconda materia che tratta la regione. Su questa vicenda è aperta una notevole polemica sul piano cittadino, sia per la questione della torre Tintoretto che non si abbatte più, ma soprattutto per il lato B di questa questione. Un investimento di circa 30 milioni fatti dal Comune di Brescia, firmati dall'assessore Zambetti, amico dell'Andrangheta, dove il Comune sta costruendo 130 alloggi a circa 250.000 cada uno, il doppio del massimale regionale. Vi ringrazio.